Buonasera a tutti, ben ritrovati per chi c'era anche la volta scorsa. A me l'onore di accogliervi per la seconda serata del ciclo di incontri con cui l'associazione AGATA vuole celebrare i suoi 10 anni di attività. Io mi presento, sono Enrica Ambrosioni e per l'associazione coordino i progetti Autonomia ormai da quasi 7 anni. Insieme a noi questa sera ci saranno Don Marco Perrucchini, presidente dell'associazione, le mie colleghe coordinatrici, Ilaria Cattaneo e Valentina Lorenzi, e Marco Tuggia, pedagogista, formatore e consulente educativo. Marco Tuggia ci accompagnerà ad approfondire riflessioni che abbiamo già avviato la scorsa settimana con Stefano Laffi. Riflessioni che spesso condividiamo nel nostro lavoro di accompagnamento delle ragazze in comunità e negli appartamenti educativi. Riflessioni che ci convocano come educatori, ma che soprattutto ci convocano come adulti parte di una comunità. Per questo motivo abbiamo ritenuto prezioso creare delle opportunità che coinvolgessero non solo operatori del settore, ma tutti gli adulti che in qualche modo sono vicino a ragazzi e adolescenti che crescono e vogliono ascoltarci e far parte di queste riflessioni. Prima di lasciare la parola ai colleghi, ricordo alcune note tecniche. La serata sarà registrata, potrete rivederla riclicando sul link con cui vi siete iscritti per registrarvi. È attiva una chat per domande e riflessioni. La chat non è pubblica, è visibile dallo staff. Cercheremo di rispondere alle vostre domande, di accogliere le vostre riflessioni per farle diventare parte di un dialogo educativo, di un dialogo di confronto con la comunità degli adulti. Anche il tema di questa sera sarà aperto da un video e la serata, anche questa sera, sarà chiusa da un video che presenta le attività dell'associazione in questi 10 anni. Tutti i video sono a cura dell'equipe educative dell'associazione. Equip che ringraziamo per il prezioso lavoro tecnico, oltre al lavoro educativo che fanno tutti i giorni. Insieme a noi non si vede, ma c'è Michele dell'FP Patronato San Vincenzo che ci aiuta come preziosissimo supporto tecnico e senza il quale questa sera oggi, nei tempi di oggi, questa serata non sarebbe stata possibile. Grazie a tutti, passo la parola a Don Marco Perrucchini. Grazie Enrica, mi unisco anch'io al ringraziamento per tutti quelli che stanno preparando, hanno preparato queste serate, per la scelta anche delle persone che ci stanno aiutando a entrare sempre di più nei temi educativi che stiamo provando a condividere. Come già accennava Enrica, per chi non c'era l'ultima volta, martedì scorso, queste serate nascono dal desiderio di raccogliere dai 10 anni di AGATA alcuni tratti che ci sembrano importanti perché diventino un po' patrimonio di tutti e diventino un'occasione per far crescere sensibilità educative che ci sembra bello appunto condividere come l'altra volta. È stato bello martedì scorso capire che attorno a temi educativi più di 200 persone si sono incontrate anche solo ricondividendo attraverso la chat, attraverso l'ascolto e attraverso i messaggi che ci siamo scambiati alcuni degli elementi, dei tratti, dei temi. All'interno di AGATA, sia nella comunità minori come negli appartamenti per l'autonomia, per percorsi educativi verso una responsabilità sempre più grande da parte delle ragazze, come pure gli appartamenti Mamme con bambino e l'ausilio sociale che scopriremo ancora di più settimana prossima. Noi riteniamo che è importantissimo il contributo degli educatori, la loro professionalità, il loro continuare a perfezionarsi e a approfondire le loro competenze, importantissimo, ma non sufficiente. Dall'inizio, come AGATA, abbiamo fatto la scelta di sottolineare come c'è in ciascuno di noi, in ciascun adulto, una grande carica e delle possibilità enormi in termini educativi. Per questo che dentro ogni nostro percorso il ruolo anche dei volontari, il ruolo di tante persone che intrecciano non solo volontaria. Abbiamo visto che alcuni percorsi delle ragazze, per esempio, hanno avuto degli
sviluppi importanti, degli scatti di crescita, grazie all'incontro con qualcuno che hanno incontrato dove hanno fatto volontariato o hanno attraversato esperienze sportive o a scuola o appunto con una nostra volontaria in cucina. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che davvero dentro l'esperienza degli adulti, di noi adulti, di tutti noi, ci sono delle opportunità, delle grandi capacità educative. Il nostro sogno, che un po' già stiamo vivendo e realizzando in queste serate, è quello di rafforzare, far crescere questa capacità diffusa e renderla in qualche modo un po' intrecciata. È per questo che abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni per far partire quella che noi in gergo, un po' all'interno, abbiamo chiamato la fase 4 e che oggi abbiamo il piacere di far conoscere a un nome che lascio poi alla nostra coordinatrice, a Ilaria, poterlo svelare. Un nome che dice già nel suo nome il fatto che è qualcosa che si gioca in diretta come l'esperienza educativa e non si gioca da soli, si gioca dentro appunto un'esperienza condivisa. Ecco, ci piacerebbe che stasera questa esperienza in modo particolare la possiamo vedere, scoprire un po' e rafforzare grazie anche al contributo di Marco Tuggia, che appunto abbiamo chiesto di aiutarci, aiutare tutto il nostro gruppo stasera, più di 120 persone che pian piano si stanno unendo anche stasera, così diventa un'opportunità, perché guardando, condividendo i pensieri, guardando l'esperienza che vogliamo lanciare appunto di questa fase 4, diventa un modo per tutti, per me che siamo qui stasera, per sentirci coinvolti e autorizzati a giocare il nostro ruolo educativo. Grazie allora, grazie per chi appunto sta partecipando anche stasera, e do la parola a Ilaria. Grazie. Come appunto diceva Don Marco, il tema dell'educare, su cui poi avremo il piacere di ascoltare le riflessioni di Marco, è un tema caro all'Associazione Agata, non solo perché evidentemente sta alla base delle azioni e dei progetti operativi, ma soprattutto perché fin dall'inizio l'associazione si è posta come obiettivo, proprio come mission, la condivisione e la diffusione di una cultura educativa diffusa. Da 5 anni l'associazione, ad esempio, sta investendo in un progetto territoriale nel quartiere di Borgo Santa Caterina a Bergamo, che è il quartiere che ospita e accoglie la nostra comunità minori. Sta investendo, dicevo, proprio per partecipare, per dare il proprio contributo con le sue competenze e la sua esperienza al rafforzamento della comunità educante, mettendo concretamente a disposizione un'educatrice dell'equipe della comunità per un lavoro educativo fuori dalla comunità, sul territorio, in collaborazione con le altre agenzie del quartiere, la scuola, l'oratorio, il servizio sociale, le associazioni. Dall'esperienza questa di territorio, dall'esperienza di questi 10 anni vissuti nel corpo a corpo stretto con le persone accolte in comunità, prenderà forma concreta nei prossimi mesi un servizio di consulenza e di accompagnamento educativo rivolto ai genitori, agli insegnanti, a gruppi, animatori di oratorio, allenatori sportivi, insomma a tutti quegli adulti che in qualche modo a diverso titolo hanno a che fare con l'esperienza educativa e si interrogano un po' sul come portarla avanti. L'idea concreta è quella di poter offrire percorsi di accompagnamento e di formazione, gruppi di scambio e di confronto, ma anche percorsi individuali e familiari su domande specifiche, dirette, personalizzate. Quello che come associazione sentiamo di poter mettere in campo nasce proprio dalla storia che stiamo cercando un po' di farvi cogliere, di raccontarvi in queste serate. Nasce dalla nostra esperienza concreta, quotidiana, nasce dall'incontro con tante storie incontrate in comunità e negli appartamenti, nasce dagli incontri con le famiglie, con le reti territoriali, con le scuole, con i servizi in questi 10 anni di lavoro. Vorremmo continuare a lavorare perché questa esperienza possa essere una voce a disposizione per rafforzare tutti gli adulti nei propri compiti educativi, non tanto nella moltiplicazione delle proposte che già sono tante e numerose, quanto in una maggior consapevolezza delle proprie responsabilità
responsabilità e del proprio agire come adulti. Questo servizio concretamente si aprirà a fine marzo, avrà la sede a Bergamo, nel quartiere di Redona, in via Legnano 18, ospitato, accolto presso la nuova sede della cooperativa L'Impronta, che è compagna di viaggio dell'associazione sin dalla sua nascita, e si chiamerà On Air, che significa in onda, in diretta, come sta avvenendo adesso, proprio a sottolineare lo sforzo educativo di saper stare sul pezzo di ciò che accade nel qui ed ora, di sapersi sintonizzare con l'altro, con il presente, con il contesto di oggi, di provare a cercare la frequenza che ci mette in contatto. Ma anche on air, se lo si vuole tradurre in modo letterale, anche un po' maccheronico, vuol dire anche in aria, che è una delle espressioni che spesso utilizziamo per descrivere i ragazzi, in particolare gli adolescenti, quando, soprattutto quando fatichiamo a comprenderli e a tenerli vicini. Ecco, questo è il progetto della famosa fase 4 di cui parlava Don Marco prima, è un progetto nuovissimo che è davvero in fase di definizione e di sperimentazione. Per introdurci anche alla serata di questa sera, sulla quale abbiamo voluto appoggiare un po' l'esperienza di On Air, perché in On Air il valore della riflessione educativa e della condivisione educativa centrale. Ecco, per introdurci a questo tema abbiamo rivolto ad alcuni adulti, amici, educatori, genitori, volontari, una domanda che è questa: che cosa vuol dire educare oggi? Come ce la stiamo cavando come adulti in questo compito a cui tutti siamo chiamati? Quali sono le difficoltà maggiori? Ascolteremo adesso nel video che andremo a vedere le parole delle persone che ci hanno voluto regalare i loro pensieri e che ringrazio di cuore, e ci mostra questo video quanto sia ricca, complessa, articolata e molto particolare l'esperienza dell'educare che ognuno di noi attraversa e che proprio per questa sua particolarità merita di essere ascoltata, accompagnata, sostenuta. Tutti insieme, sulla stessa barca, on air, tutti convocati. Vediamo il video. Educare oggi per me significa tentare di crescere dei figli liberi nelle scelte che fanno, ma allo stesso tempo sempre consapevoli e responsabili delle proprie azioni e perciò pronti anche a riconoscere ed ammettere i propri errori. A scegliere quali sono i valori che vuoi trasmettere, su quali sei capace di dare esempio e su quali no, quindi ti costringe anche a fare i conti con te stesso, credo. Io non lo so come se la stanno cavando gli adulti. Posso dire che io da adulto sto provando a stare dentro l'esperienza educativa, forse per la prima volta, sapendo che non posso fare a meno di far vedere che sto soffrendo. Educare per me significa accompagnare. L'immagine che mi viene in mente è quella di un adulto che tiene per mano un bambino. Poi le mani si lasciano e l'adulto cammina a fianco, poi resta indietro di un passo, di due e così via. Nei momenti di difficoltà, come in questo periodo, può riavvicinarsi, ma l'adulto non sta mai davanti, perché non prepara la strada e nemmeno la sceglie, perché non è la sua strada. La cosa più difficile da adulto genitore è proprio quella di capire che sostituirsi ai propri figli non è educare e non è nemmeno aiutare. È difficile capire quando è il momento giusto per fare il passo indietro. Come ce la stiamo cavando? Sarò un po' severa, ma ci sono tante difficoltà. È difficile trovare forse l'esempio, ma se non perfetto, comunque la figura che possa rappresentare al meglio il genitore d'oggi.
Certamente però un po' di fragilità ci sono. Educare oggi è mettersi dalla parte dei ragazzi, ma non per finta. Avere fiducia in loro, renderli responsabili, parlare con loro con semplicità, renderli partecipi in ogni campo, avvicinarli ragionando i loro pensieri. Sì, è difficile, ma proviamoci. Per me oggi vuol dire soprattutto dare esempio, condurre e quindi tirar fuori quello che una persona ha dentro. Posso solo dire che educare è un mix di pazienza, ascolto, ironia, fortuna, poche ma chiare regole, che non significano rigidità su tutto, ma fermezza sulle decisioni prese. E lì mi chiedo fino a che punto sono in grado di essere esempio, di educare al senso civico e all'ascolto dell'esigenza comune e del bene comune. La parola che, fra le tante che possono essere importanti per educare, oggi voglio scegliere contatto. Contatto inteso come comunicazione, come contatto con l'esterno. La mia sensazione, quello che oggi vivo e viviamo io e mia moglie, è che le nostre case sono molto accoglienti, soddisfano i nostri bisogni, sono luoghi domestici, sono luoghi della familiarità. E questo è molto bello, ma è anche una tentazione pericolosa, perché ti porta a pensare di bastare a se stessi, ti porta a pensare che non ci sia bisogno di confrontarsi con altre realtà, con altri modi di essere famiglia e di essere educatori e di educare. La cosa che trovo difficile è soprattutto la modalità di trasmettere questi valori, che non è solo con l'imposizione o con le parole, ma a mio avviso soprattutto con l'esempio. Facciamogli sapere che ci siamo e che ci saremo sempre. Per essere adulti migliori dovremmo essere più convinti che fare comunità può essere di grande aiuto a noi e ai nostri figli. E poi buona fortuna e in bocca al lupo a tutti. Grazie, grazie per chi ha creato questo video e per chi ha condiviso questi pensieri, pensieri ricchissimi, pensieri che rilancio al nostro ospite di questa sera, Marco Tuggia, il cui intervento è proprio dedicato alla forza, alla potenza dell'intervento educativo a cui come adulti siamo tutti chiamati, mettendo al centro i ragazzi. Io ho trovato molte sollecitazioni, non apro nulla, rilancio al nostro ospite. Prego Marco. Benissimo, grazie. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti voi di essere qui presenti e buon ultimo di carnevale. Un po' strano, no? Essere qui questa sera invece di far festa, mangiare, non so, le chiamate voi frittelle, crostoli, non so bene come le chiamate, però insomma quelle cose dolci che di solito in queste serate si mangiano. E invece siamo qui, insomma, un po' a fare i seri, ma cerchiamo di non farlo troppo e quindi di prenderlo con leggerezza un pochettino. Allora, ho detto che ringrazio gli organizzatori di questo invito, anche se devo dire che Ilaria, quando mi ha contattato, penso che abbia sentito subito una certa ambivalenza per questa mia disponibilità, al di là del tempo fisico, di poter esserci. Era più, come dire, una grande ambivalenza che ho in questo momento. Non so, veniamo da un anno estremamente complicato, dove in tanti parlano di educazione. Abbiamo ascoltato, penso, anche voi, altri esperti in webinar, video, eccetera, no? Che tutti si pongono queste questioni sull'educazione, tanti
sono anche pieni di risposte chiare. Io devo dirvi che devo ammettere che mi sento molto vicino a quel papà, penso, che è intervenuto nel video e che ha detto: io non lo so. Io vi devo dire che non so tante cose, non le sapevo prima della pandemia, ero sempre molto, come dire, attento a non fare affermazioni troppo forti, troppo chiare, troppo altisonanti, troppo autorevoli, ma non lo so ancora meno oggi, perché quello che stiamo osservando è quello che siamo noi in questo momento, e come facciamo a capire che cosa sta accadendo quando tutti siamo ancora travolti da questi eventi. E allora sì, sicuramente c'è un modo, che è quello di far finta di niente, che appunto tutto tornerà come prima, che fra poco si ricomincerà, e far finta anche di avere chiaro che cosa significhi educare, che cosa, di che cosa hanno bisogno i nostri figli. E ecco, io devo dirvi, spero di non deludervi questa sera, ma non ho queste certezze, e non lo dico così semplicemente per schermirmi un po', ma perché credo che sia l'atteggiamento di fondo che invece dobbiamo avere. Proprio se dobbiamo parlare della potenza dell'educazione, sta proprio nel fatto fondamentale che è assai fragile, sia come disciplina, sia come chiarezza di quello che si può o non si può fare, ma in realtà proprio in questa, nel riconoscimento della sua fragilità, può starci un pezzo di potenza. Allora chiedo a Michele di fare partire questa presentazione, con la quale accompagnerò un po' il mio raccontare. C'è questo titolo in lingua inglese, lasciamolo lì un attimo perché vorrei parlarne verso la fine, perché vorrei condividere con voi una frase che tra l'altro ho scoperto da poco. Ho letto questo libro di Deligny, che è uno sconosciuto pedagogista francese che ha scritto pochissimo, quindi si sa anche poco del suo pensiero, però ha scritto una serie di frasi che riassumono in maniera molto forte alcuni pensieri, e che in questo momento mi accompagna, se non altro perché esprime bene una storia di un pensiero che ho cercato in questi anni di portarmi avanti. Quindi, ecco, la frase è questa, che vi chiedo di soppesare bene, di tenerla ben dentro, perché sarà il filo che mi accompagnerà e che quindi, come dire, vedete subito, è un ribaltamento totale dell'idea di un'educazione forte, perché dice: sii presente soprattutto quando non ci sei. Sii presente soprattutto quando non ci sei. Qua adesso questa frase, vedete, è così densa che fa pensare a tante cose. Quindi adesso lasciatevi un po' portare dai vostri pensieri. Io vi dico i miei. Che cosa mi genera questa frase? La prima cosa è rappresentata da quella che io chiamo la paneducazione. Adesso, questo suffisso pan in questo momento di pandemia non è proprio la scelta migliore dal punto di vista di questa mia presentazione, però la voglio chiamare così. Paradossalmente siamo usciti dal XX secolo e siamo in questo nuovo secolo dove continuiamo a parlare tutti di educazione, tutti, cioè, tipo come si fanno quando alla domenica diventiamo tutti allenatori di calcio, tutti sappiamo, no, quali sono le migliori strategie, così riguarda l'educazione. E mai ne abbiamo saputo nella storia così tanto, mai è stata così studiata, così approfondita. Però dentro a questa diffusione straordinaria di consapevolezza e di certezze si nascondono tra le pieghe alcuni pericoli. Uso le parole di un altro pedagogista, dice: mai si è educato tanto quanto oggi,
mai l'educazione è stata quantitativamente investita di risorse. Noi continuiamo a lamentarci, ma mai è successo nella storia così tanto, anche dal punto di vista economico, come negli ultimi 30 anni. Si educa tutto e al contrario di tutto. Tutti educano e si educa ovunque. Facciamo, si può dire, un'educazione un po' su tutto. Allora pensate ai nostri bambini e i ragazzi a cosa sono sottoposti: educazione all'affettività, alla sessualità, educazione a scegliere, educazione stradale, educazione a una corretta alimentazione, educazione a parlare, educazione a sognare, educazione alle emozioni, educazione all'amicizia, educazione alla cittadinanza, educazione ai rischi dell'uso della tecnica e dei social network, educazione a farmi arrenda, perché ovviamente ci sta anche quella. Capite? Ormai, come dire, facciamo fare loro corsi su tutto, perché devono continuamente educarsi ed essere educati. Gli esperti si moltiplicano a vista d'occhio, ma mai c'è stata così tanta confusione, perché la cosa strana è proprio questa. Sappiamo tutto, o pensiamo di saper tutto, educhiamo a tutto, ma siamo molto confusi. Facciamo un po' acqua da tutte le parti, ci sentiamo un po' sempre inadeguati, sempre nel dubbio, no? Come io stesso da pedagogista prima mi presentavo a voi. Continuiamo, come dire, a rincorrere le problematiche che via via si presentano, che continuano a nascere, ad apparire sulla scena, no? Come funghi. E quello che facciamo è come sempre questa sensazione di essere in ritardo, una sensazione di insoddisfazione, di inadeguatezza e di grandissimi sensi di colpa. In questi anni tante persone ho incontrato per il mio lavoro piene di sensi di colpa come genitori in modo particolare, ma anche come educatori, per avere il dubbio di avere commesso degli errori, di non essere all'altezza, di non aver fatto quello che si doveva fare, di aver prodotto con le proprie scelte degli esiti preoccupanti. Allora, un altro personaggio che qualche anno fa, 1996, ci andava giù pesante e ci diceva: quale altra cultura in tutta la storia ha più della nostra parlato come i bambini? Stesso linguaggio, sentito come i bambini, pensato come i bambini, o è stata più restia a mettere da parte i suoi giocattoli? Eppure, dice, tutto questo è una copertura dietro la quale si nasconde un'impressionante indifferenza e negligenza nei confronti del bambino. Vi ho detto che lui ci va giù pesante, perché dice che dietro e sotto tutto questo affannarsi a ringiovanirsi, ad esaltare l'infanzia e l'adolescenza e a diventare come adulti simili a loro, nasconde in realtà un'impressionante indifferenza e negligenza nei loro confronti. Io non so se è così, però sento che qualcosa c'è. Io ho provato, da quello che ho visto, dal mio punto di vista, a capire, a grattare un po', no? E capire, ma che cosa ci è successo in questi ultimi 50 anni? Questi ultimi 50 anni in cui, all'aumentare delle conoscenze e delle esperienze che facevamo in campo sociale, educativo, psicologico, quindi sappiamo un po' tutto ormai della crescita, dello sviluppo adeguato dei bambini, dei loro bisogni, ma come mai siamo così in affanno e in costante ricerca di qualcuno che ci dica che cosa dovremmo fare? Ho individuato 6 errori, li ho chiamati errori, ma nel senso non per trovare il colpevole, ma per dire, fino adesso è funzionato così, forse se mettiamo a mano alcune cose potremmo anche cambiare un po' la rotta. Ve li butto un po' lì in maniera semplice. Una è assai critica. Se io guardo alla formazione genitori che è stata fatta in questi ultimi 30 anni, formazione anche degli operatori sociali, è una formazione prevalentemente centrata
sulla parte affettiva, sulla cura della relazione dal punto di vista affettivo con i nostri bambini, con i ragazzini, sulla cura della relazione interpersonale tra educatore e ragazzi, tra genitori e i propri figli. Quindi faccio ad esempio i corsi sull'ascolto, gli ascolti sull'empatia, sulla gestione del conflitto, sulla capacità di negoziare, sulla vicinanza, cioè tutti aspetti, come dire, che hanno molto ampliato la nostra capacità e la nostra sensibilità, avvicinandoci affettivamente al mondo dei bambini. Che se ci ha dato tutto un bagaglio di conoscenze e di esperienze e di strumenti, è diventato un po' ipertrofico, per cui questo ci ha, come dire, esaltando questa dimensione, forse ne abbiamo messo altre sullo sfondo, o forse addirittura ce le siamo dimenticate, o addirittura oggi ne abbiamo paura, perché non sappiamo bene, per esempio, la dimensione regolativa della relazione educativa, il tema delle regole, no? Della gestione dell'autorità, che non possiamo nemmeno chiamare autorità perché bisogna chiamarla autorevolezza, se no siamo troppo rigidi, eccetera. Comunque apre molti dubbi, molti dubbi. Una seconda cosa, per certi versi anche più pesante, è che noi, quando parliamo dei giovani in modo particolare, di che cosa parliamo? Quando ci troviamo tra noi genitori, tra educatori, oppure socialmente, in convegni, in incontri come questi, che cosa parliamo? Non è che parliamo di loro, parliamo di loro in quanto problema. E allora sono anni che ci sentiamo dire: i giovani sono persi nel presente, i giovani sono senza valori, giovani analfabeti delle emozioni, giovani anoressici, giovani liquidi, giovani bulli e cyberbulli, giovani bulimici, giovani schiavi della tecnologia, giovani senza fede, giovani senza limiti, giovani edonistici, consumistici, giovani persi nel presente, giovani disimpegnati moralmente, giovani net, giovani e giovani e giovani e i giovani non si vedono più. Cioè noi sappiamo tutto dei loro problemi, dei problemi che ci creano, delle domande che ci creano. Viviamo dentro questa ombra continua, no? di quello che non va del mondo giovanile e non li vediamo più. A parte che non si vedono proprio più, ma non solo anche prima del lockdown, anche prima non si vedevano più. Io, e penso quelli della mia generazione, si vedeva bene per le strade, potevamo andare per le strade, potevamo stare sulle panchine dei parchetti, con i nostri linguaggi scurrili e con le nostre birrette. Oggi, ma figuriamoci se ci si può permettere questo. Per cui loro erano già da un po' scomparsi o comparivano qualche volta sulla scena e poi ritornare nuovamente a scomparire. Quindi ci siamo, come dire, allora, ecco qua, preoccupati. Il tema centrale è l'emergenza educativa. Ne avrete sentito parlare dalla Chiesa, ne avete sentito parlare dalla politica, ne avete sentito parlare dalle varie discipline umanistiche. Oggi siamo in piena emergenza educativa. E io mi sono chiesto: ma è vero? Non è che per caso, mentre noi parlavamo dei problemi dei ragazzi e dell'emergenza educativa, assistevamo invece al fatto che l'Italia, per esempio, parliamo della nostra Italia, la stavamo spolpando completamente. La stavamo, come dire, depredando dal punto di vista, prima di tutto, economico, dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista delle relazioni tra noi. E allora mi sono domandato: ma non è che forse l'errore stia più nel fatto di aver confuso l'emergenza educativa con l'emergenza invece che si stava
proponendo all'orizzonte non tanto dell'emergenza degli educatori, ma degli adulti in sé, di come stavano popolando e di come stiamo popolando e di come stiamo occupando la nostra Italia in tutte le sue dimensioni. E allora i giovani sono continuamente una priorità, che avete sentito nella scena politica, ogni tot tornano fuori come una priorità, dopodiché piano piano si scopre che i finanziamenti per i giovani sono alla fine della nostra lista di priorità e riscompaiono. Fino a quando non succede qualcosa, non si pone un nuovo problema, per cui ritorna ad essere in cima alla lista. Una terza emergenza io l'ho chiamata la doppia morale. Ho come avuto l'impressione, anche vivendola personalmente, no, in questi anni come padre, quando avevo i bambini piccoli, che ci fosse un alone di doppia moralità, che era quella che fino alla prima comunione, adesso scusatemi questo scherzetto, ma per certi versi è anche vero, abbiamo insegnato i bambini ad essere i bravi bambini, a comportarsi bene, a parlare bene, a parlare bene della mamma, del papà, della maestra, degli amici, dei vicini di casa. Poi, fatta la prima comunione, comincia la vera educazione nel mondo. Allora, lì, che cosa succede? Traduco la prima frase, perché nel Veneto si dice boccia, fate furbo prima che te ciava, che tradotto significa bambino, fatti furbo prima che ci sia qualcun altro che ti imbrogli, che ti freghi, senza sapere che noi stiamo veicolando un messaggio terribile, come dire, no? Perché furbo ha un'origine, ha un'etimologia che significa ladro. E quindi fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, e tutta una serie di altre frasi che indicano: va bene, caro, fino adesso ti abbiamo detto come dovrebbe essere il mondo, ti abbiamo chiesto di comportarti, fare il bravo bambino, adesso che stai entrando sulla scena del mondo vedrai che le regole sono diverse, quindi preparati, corazzati e cerca di arrivare prima degli altri. Quarta, ci siamo concentrati sugli educatori, dimenticando, cioè degli educatori sia come genitori e sia degli educatori di professione, ma ci siamo dimenticati, come qualcuno nell'intervista ha sottolineato e come questa iniziativa di questa sera, diciamo, ci vuole ricordare, che è la vita che ci educa, che è la comunità che ci educa. Mentre noi, con questa centratura, come vi ho detto prima, sulla relazione interpersonale, ci siamo concentrati sull'educatore, ma ci siamo dimenticati invece il peso, il valore, la potenza, di cui parlava prima Enrica, della vita stessa, della vita in quanto tale, con i suoi pericoli, di quella vita comunitaria, della vita nell'ambiente, che per esempio loro non possono nemmeno più assaporare, perché per conoscere una mucca devono andare a fare una visita in una stalla e scoprire che poi lì c'è anche una gallina e che non è solo quella che si trova al supermercato. Capite che questa vita come occasione di crescita l'abbiamo forse impoverita di dimensioni. E poi un altro errore che abbiamo fatto è che a mano che emergevano i problemi, che i bambini esprimevano nuovi problemi, che i giovani manifestavano una serie di problemi, quelli che abbiamo citato prima, abbiamo cominciato a cercare il colpevole. Allora, il primo colpevole per molti anni, proprio in quegli anni 90, dove abbiamo cominciato a lanciare anche le cosiddette scuole per genitori, fondamentalmente quando sono nate le scuole per genitori era per dire che i genitori stavano educando male, e tuttora, voglio dire, comunque è una spiegazione, perché se c'è un bambino che sta manifestando qualche disagio, sicuramente c'è qualche genitore
con disagio. Ecco, questa linearità per cui dobbiamo sempre dare la colpa a dei genitori perché, perché i bambini o i giovani esprimono delle forme di disagio. Poi, siccome non sempre è sufficiente questo, allora abbiamo cominciato a scaricare una quantità di colpe infinite sulla scuola, per cui la scuola si è dovuta caricare di tutta quella serie di corsi che abbiamo detto prima, invece di occuparsi dell'insegnamento, della cura della relazione dentro il contesto formativo, si è dovuta occupare dell'educazione stradale, dell'educazione all'alimentazione, cioè perché doveva da un lato compensare tutto quello che i genitori non facevano più, ma soprattutto, come dire, era compito suo perché era colpa sua se le cose stavano andando male. E poi, se non bastano, ovviamente non parliamo delle agenzie sportive, delle agenzie sportive, poi è stata colpa delle parrocchie che non sono state più in grado di attrarre i ragazzi. Insomma, c'è sempre, come dire, la ricerca di un colpevole, con l'effetto finale che tutti colpevoli, nessun colpevole. Sesto e ultimo errore è la confusione alla fine che c'è tra un problema educativo e un problema politico. Cioè, noi continuiamo, l'impressione mia, è che noi trattiamo dei problemi che hanno un'origine politica nel senso sociale del termine, quindi anche di allocazione delle risorse, anche di architettura dei nostri contesti ambientali, quindi delle scelte che sono state fatte per ridurre le nostre città come sono, i problemi educativi uguale problemi di relazione tra genitori e figli, tra scuole e genitori. Beh, no, piano. Noi dobbiamo cominciare a fare un po' di pulizia e distinguere ciò che è collegato e riconducibile a degli errori che ci possono essere stati, alle fatiche dei genitori o di altri educatori, da quello che in questo momento dovrebbe essere una responsabilità civile, politica, che si assume e che si rende conto che abitare in un determinato contesto politico, sociale, ambientale, non è la stessa cosa che abbia certe caratteristiche o che non le abbia. In poche parole, questi sei punti li riassumo così, anche perché il tempo sta volando, è che sembra che ci occupiamo e ci preoccupiamo dei bambini e invece l'impressione è che siamo sempre noi al centro, con le nostre preoccupazioni, le nostre paure, le nostre frustrazioni, per cui diciamo che è un'emergenza educativa e così copriamo un po' tutto e sediamo anche le nostre preoccupazioni. Prendiamolo da un altro punto di vista provocatorio. Stefano ha 11 anni e va a scuola elementare, nella quale incontra quattro maestre e maestri. Ha il papà e la mamma e la fortuna di avere ancora in vita i quattro nonni. Dopo la scuola va agli allenamenti di basket, tenuti da un allenatore e da un vice allenatore. Una volta alla settimana va al catechismo, dove una giovane studentessa lo prepara alla futura cresima. Infine Stefano suona il pianoforte. Due volte alla settimana un'anziana maestra lo accoglie a casa propria per perfezionare la sua tecnica. Nella sua settimana Stefano incontra 14 adulti che gli dicono cosa deve fare, senza contare il portiere del condominio, i due zii, l'autista dello scuolabus, il custode della palestra, eccetera. Stefano è un bambino in stato di assedio. Ovunque si giri vede adulti e qualcuno ha il coraggio di dire che ci occupiamo poco dei nostri bambini. Torna qui il linguaggio del professor Mantegazza, che ci illustra in maniera anche drammatica la situazione. E ci porta veramente a constatare qui, non è che anche qui stiamo confondendo un po' i piani, e tutta questa accentuazione e questa esaltazione, questa non sia dell'educazione, non sia altro che una grande preoccupazione di controllo. Non è che siamo più preoccupati di controllare i nostri figli oggi che non possiamo praticamente, per tanti altri versi, pensate al mondo digitale,
dove abbiamo perso il controllo completamente, lì entriamo nel panico perché non possiamo, abbiamo grosse difficoltà a dirigere il traffico. Mentre su tutte le altre cose sembrerebbe, come dire, che sembra che abbiamo le cose sotto controllo, ma avere sotto controllo ha poco a che vedere con l'educazione. E allora abbiamo il nostro povero Stefano che a 11 anni è già in grado di fornire un curriculum vitae di non poco conto, perché lui a 11 anni ha già fatto un corso di educazione alle emozioni, ha già fatto un corso di educazione all'affettività e alla sessualità, un corso di educazione all'alimentazione corretta, non possiamo farglielo mancare, così all'educazione al corretto uso di internet, all'educazione alla legalità, al gioco, alla gestione dei conflitti e al corso di educazione stradale. Però, perché ci hanno anche detto che, mi raccomando, sono proprio nei primi anni di vita dove ci si gioca un po' tutto, per cui avanti a pomparli, no? A offrire loro miriade di occasioni, magari vorrebbero anche essere lasciati un po' in pace forse, ma sta di fatto che Stefano ha dovuto aggiungere al suo curriculum che prendo da 2 anni un multivitaminico che mi dà la forza di crescere, e dovremmo aggiungere anche di resistere alle pressioni di tutti questi che mi vogliono educare. E guardate che non è mica uno scherzo, perché la pubblicità di questo multivitaminico che passava alcuni anni fa, ma che se andate nelle farmacie e lo trovate, e sappiamo bene anche quanti bambini lo prendono, oppure prendono farmaci per calmarsi, come fossero caramelle, forse qualche domanda sul tipo di pressione che stiamo facendo nei loro confronti dovremmo farcela. E tu cosa prendi per stare meglio? A sto punto la risposta è le distanze. E come le stanno prendendo le distanze? Attenzione, perché qui capire le forme con cui stanno prendendo le distanze dal mondo adulto è interessante, ma non approfondiamo ora. E allora torno a questa mia frase di partenza. Perché mi ha colpito così tanto questa frase? E che cosa vuol dire per me, oltre al fatto che mi conferma che dobbiamo lottare contro la paneducazione? Molti anni fa, perché sono andato a tirarlo fuori nel 2009, molti anni fa comincia a essere veramente tanto, scrissi un librettino che si chiamava Non di solo mamma e papà vivono i figli. Capite già dal titolo dove stiamo andando a parlare, e il sottotitolo era Lettera ad un genitore della Psychologic Generation, no? Cioè la mia generazione, quella generazione che era nata e stimolata dalle conoscenze che negli anni 80 e 90 cominciavano a pullulare, no? Sulla psicologia del bambino, su quello che doveva essere il buon genitore. Scrissi questo libro per attaccare già allora questa impostazione, ma mi interessa, come dirvi, che scrissi una... lo dedicai a mio padre e a mia madre. Ma feci questa dedica che vi leggo. A mia madre e alle sue lenzuola profumate, a mio padre e al suo impegno sociale. E come dire, anche oggi, ripensandoci, no? Nel momento in cui mi è venuto in mente di condividere con voi questo mio pezzo di storia, è che già in quelle parole non ho ricordato mio padre e mia madre per le coccole che mi hanno fatto, e che me le hanno fatte, no? Non è che non me le hanno fatte. Non li ho ricordati per la loro presenza fisica, e che c'è stata. Niente da dire, non è questo il punto. Ma me li ricordo per le cose che non hanno fatto direttamente con me. È straordinaria questa cosa, no? È come se poi nel nostro corpo, nel nostro, come dire, nella nostra essenza,
possano passare dei messaggi così profondi che vanno al di là della presenza fisica, che vanno ben oltre e che quindi sono presenti in noi anche quando loro non sono presenti o non lo sono più, nel caso in cui siano deceduti come per i miei genitori. Quindi sii presente soprattutto quando non ci sei. Da un lato ci indica una strada, che è quella che ci sono delle cose che si possono fare in educazione e che non riguardano soltanto la relazione interpersonale, quello che dobbiamo dire, i valori che dobbiamo testimoniare, gli interventi che dobbiamo fare, che per carità ci sono, ma ci sono tutta una serie di altre cose che adesso vorrei così raccontarvi brevemente, che in realtà, come abbiamo detto, noi assorbiamo, entrano dentro di noi e che veramente ci educano e che vanno al di là della presenza fisica di chi ci sta educando. Allora, provo a fare qualche esempio. Allora, c'è una prima categoria che riguarda i genitori e che chiamerei che si educa anche quando non si è presenti fisicamente. Che cosa significa questo? Le ho chiamate azioni indirette ma dirette, cioè nel senso che sono indirette perché fisicamente non sono presente, ma in realtà le faccio per lui o per lei. Allora, quando io preparo un pasto, un buon pasto a mio figlio o a mia figlia, sto facendo un'azione educativa oppure no? L'ora, mezz'ora, i 10 minuti che ho dedicato a questo, è educazione o no? O è solo educazione il momento in cui mangiando insieme parlo con loro? E chi si dimentica, almeno io la domenica mattina quando dal letto, svegliandomi tarda mattinata, sentivo il profumo di quello che mia madre stava cucinando per il pranzo della domenica. Io non mi ricordo il pranzo della domenica, ma esattamente l'odore del pranzo che stava preparando mia madre, di sicuro sì. Lavare la biancheria. Cioè quella cosa magica che succede che quando tu aprivi il cassetto e trovavi le tue maglie, i tuoi calzetti, le tue mutande, i tuoi pantaloni lavati, stirati e profumati. Io l'ammorbidente non me lo dimenticherò mai. Tenere pulita e ordinata la casa, arrivare a casa e trovare le cose al loro posto con un certo ordine, magari quell'ordine che poi da adolescente hai distrutto, hai come dire, contestato, hai fatto saltare, ma c'era quell'ordine lì. Ah, ma poi andare a parlare con gli insegnanti, magari tu non lo sapevi neanche che ero andato a parlare con l'insegnante di matematica. E quell'ora, quelle 2 ore che mia madre o mio padre perdevano per andare a fare il colloquio con gli insegnanti, era educazione oppure no? O andare a parlare con l'allenatore, andare a parlare, anzi, parlare bene dell'insegnante. Cosa oggi molto rara, non solo tra genitori, ma tra genitori con i propri figli, in presenza dei figli. Cosa impensabile. Ma non per dire ai nostri tempi, bei tempi che... No, semplicemente, voglio dire, no? Come puoi metterti a parlare male dell'insegnante di fronte a tuo figlio? Pensare a un regalo, andarlo a comprare... Ho fatto un pensiero, gli piacerebbe questa cosa qua, vado a... E quindi perdo del tempo per andare a comprare o preparare una gita che avremmo poi fatto insieme. Ma lasciarli andare a scuola da soli. Mamma mia, oggi questo praticamente non è quasi più possibile. Oppure, fortunatamente, oggi è possibile perché esistono i nonni vigili o perché... esiste finalmente il pedibus che almeno possono stare insieme tra loro a chiacchierare finché vanno a scuola senza che ci sia necessariamente il papà o la mamma, o almeno ci sono una volta alla settimana perché è il loro turno. Ma
per noi era un'esperienza assolutamente normale quella di andare a scuola, no? Da soli, poter andare da soli. Adesso, al di là delle distinzioni e delle contestualizzazioni a seconda del contesto urbano e dell'età. Ma lasciarli andare a casa di un amico è diventata anche questa, come dire, un'azione in cui bisogna fare domanda in carta bollata alla mamma se ti organizza quel giorno in cui dovrai in macchina portarti a 200 metri da casa, ma bisogna sentire la mamma del bambino se è possibile oppure no, oppure farli venire a casa e dove i bambini giocano da soli senza la presenza di nessuno, senza il controllo di nessuno. Ma andare al consiglio di classe, ora, un'ora e mezza, due ore, è educazione? Leggere un libro o andare a una conferenza, formarsi, prepararsi, è educazione? Confrontarsi, tra virgolette, in camera da letto, tra padre e madre, sulle scelte da fare, lasciare che i nonni facciano i nonni e che quindi ne combinino di tutti i colori con i loro o nipoti, è educativo oppure no? Sognarli, spingerli verso una certa direzione perché mi piacerebbe che, e poi fermarsi perché quello non è il tuo sogno, lasciarli giocare da soli, lasciarli annoiare, eccetera. Ecco, io andrei avanti delle ore su questa cosa qua perché penso che nel momento in cui ricapissimo che questo, qualcuno nel video parlava di fare un passo indietro o a lato, se facessimo un passo indietro, se ci togliessimo dal centro della scena, potremmo dispiegare tutta la potenza. E invece ci hanno imbottito di questa cosa che educare è passare del tempo con i propri figli. Che è vero. Poi ce l'hanno mitigato dicendo che non è tanto la quantità, ma è la qualità. A me interesserebbe più la qualità del tempo che noi usiamo e la quantità del tempo per non essere con loro, ma per fare delle cose per loro. E poi ci sono delle azioni che chiamerei indirette o di cittadinanza, quello che impropriamente chiamiamo testimonianza. Dico impropriamente perché sono contro il concetto di testimonianza, perché testimonianza vuol dire che io faccio qualcosa per testimoniarti il mio valore, in cui credo. No, il testimone è quello che fa quella roba per se stesso, perché è fedele ai propri valori, non lo fa perché questo è educativo. Poi che questo abbia una ripercussione educativa, benissimo, ma non fai testimonianza per testimoniare a tuo figlio che credi in quel valore. Fai, segui quel valore perché ci credi tu e sei testimone incarnato, come dire. Quindi vi faccio degli esempi che scateneranno il casino, ma, che è pagare le tasse. Abbiamo un'Italia che è devastata e ancora siamo lì a trovare il modo per dire e per giustificare che e non è forse educativo, no? Nei confronti dei nostri figli, visto che queste tasse servono per i servizi a cui loro accedono o dovrebbero accedere, ma che non possono accedere perché il comune ha tagliato quel servizio educativo, quel centro educativo, la scuola, quell'attività scolastica, perché non ci sono i soldi. Allora è educativo, questa si potenza e qui siamo convocati tutti. Avere un buon rapporto con i vicini di casa, avere un buon un rapporto umano e quindi che i figli ti qui sì siamo testimoni, ma nel senso che ti vedono, che cerchi, sì vabbè, sarà proprio la vicina insopportabile, ma la porta aperta la tieni. Fare delle scelte che non abbiano un impatto negativo sull'ambiente. Basta poco, basta piccole cose, ma loro sono lì che guardano che cosa compriamo, dove buttiamo le cose, che macchina usiamo. Non approfittare o aver cura dei beni pubblici. Non saltare la fila. Non essere rancorosi.
non lamentarsi continuamente dello Stato, informarsi, accettare e rispettare i limiti, parentesi. Abbiamo continuato a dire di quello che durante il lockdown i ragazzi hanno infranto come limiti, ma credo che se fossimo onesti dovremmo dire tutti i limiti che gli adulti in questi mesi hanno superato perché erano incapaci di controllarsi, essere miti, eccetera. Allora i genitori, io sono arrivato a questa conclusione, servono, sono importanti, ma non troppo e non sono per niente sufficienti. L'educazione è un fatto sociale, politico e interpersonale, ma è anche un fatto sociale e politico. Quindi i genitori sono importanti, ma non bastano, perché l'educazione è anche un fatto sociale. Qui non, Michele, non facciamo il video perché è troppo tardi. Qui andiamo avanti. Anche qui ve lo accenno solo, questo è un modello che da tempo usiamo. Faccio parte di un gruppo scientifico dell'Università di Padova, dove stiamo usando questa semplice rappresentazione del mondo del bambino. Adesso non posso spiegarvi, ma in sintesi vi dico che cosa. Nel lato dove trovate le dimensioni azzurre ci sono i bisogni dei bambini necessari per crescere. Nella parte sinistra abbiamo le risposte che i genitori o che gli educatori possono dare per rispondere ai bisogni dei loro figli. Ma questo non basta, perché questa famiglia non vive sospesa nell'aria, ma si appoggia dove? Si appoggia in un contesto ambientale. Quindi la vita di quella famiglia e quindi l'espressione della genitorialità è condizionata dal tipo di relazioni che essi hanno con l'ambiente esterno, le relazioni con la scuola, con i vicini, con i parenti, con gli amici, con le agenzie educative, con la rete amicale, con la casa, con l'ambiente fisico. Quindi sono tutti quegli elementi che continuiamo in qualche maniera a dimenticarci, ma che sono esattamente quei luoghi dove i bambini trovano fortunatamente tutta una serie di altri adulti che possono aiutarli a compensare gli errori dei propri genitori o a fare delle ulteriori esperienze che li arricchiranno, che sono quelle esperienze che i loro genitori non possono dare, perché ciascuno di noi può offrire certe cose, non può offrire tutto. Quindi ritorno a sottolineare questa, introduco questo concetto di coeducazione. Noi dobbiamo ritornare a liberarci dell'idea che il futuro dei figli dipende e sia collegato dal fatto di avere dei buoni genitori. Sì, se ce li hai, sei fortunato. Ma in ogni caso non basterebbe. Penso che la storia di ciascuno di voi qui presente potrebbe andare a recuperare tutti quegli adulti che vanno dagli insegnanti agli allenatori, al parroco, alla catechista, agli scout, ai nonni, che in qualche maniera sono state figure determinanti, fondamentali, nel piccolo o nel grande, per farvi diventare ciò che voi oggi siete. E noi invece continuiamo a lavorare per controllare, va bene, per controllare l'accesso dei bambini a questo mondo, che è vero che rappresenta e ha in sé delle sfide e anche delle grosse criticità, ma finché continuiamo a dirlo, loro si chiudono sempre più in casa e noi continuiamo a occupare sempre di più questo mondo e a renderlo sempre più invivibile. Allora, provare a spezzare questo meccanismo e a riscoprire l'idea di una coeducazione diventa una delle strade possibili. Allora, l'educazione, se è anche un fatto sociale e politico, significa cosa? Che la crescita dipende quindi anche dal contesto in cui si cresce, dai servizi presenti
in quel territorio, dalla loro accessibilità e esigibilità, dalle relazioni che la famiglia riesce a creare, dai legami che si generano. Ma l'educazione dipende anche dalle scelte politiche. L'asilo nido c'è o non c'è, ma non era 2 anni fa, o forse meno, una priorità politica, una priorità dell'agenda politica. Dove sono finiti? La qualità della scuola, che era un'altra delle priorità, dov'è finita? Gli investimenti sui servizi educativi, sulle politiche ambientali, le politiche dei trasporti e della mobilità che hanno praticamente impedito che i ragazzi andassero a scuola per mesi, le politiche per la casa, le politiche per il lavoro, gli spazi per l'aggregazione e via, era soltanto per dirvi come in realtà questi sono degli elementi indiretti ma direttissimi e che influiscono sul benessere e sulla crescita dei nostri figli. Allora, i bisogni dei bambini e i bisogni del pianeta sono 2 facce della stessa medaglia. Non possiamo continuare a scindere questi 2 aspetti. E il male, a mio avviso, è continuare a pensare che l'educazione dipenda dalla relazione che un genitore e un educatore ha con il suo bambino. No, è la relazione che quel bambino ha con il mondo. Il 12 settembre nell'udienza alle comunità Laudato Si, il Papa ha affermato, prendo una frase del teologo martire Dietrich Bonhoeffer, la nostra sfida oggi non è come ce la caviamo, come noi usciamo da questa realtà. La nostra sfida vera è come potrà essere la vita dalla prossima generazione. Dobbiamo pensare a questo. Guardate che questa frase non l'ha detta Bonhoeffer in questi mesi. Quindi questa questione di adulti che sono in grado di fare delle scelte oggi, ok, per preparare quello che sarà la vita della prossima generazione, questa sì è una priorità educativa oggi. Scusatemi, vabbè, vado qui. Questo non è allora il tempo per essere irrequieti, ma il tempo per essere inquieti. C'è una grande differenza tra l'irrequietudine manifestata dal mondo adulto in questi mesi, la sua incapacità di controllare i bisogni e di controllare la sua volontà continua di andare oltre i limiti, chiedendo ai bambini di rispettarli. Ma è il momento dell'inquietudine, sì. Quella di dire, ma che mondo stiamo preparando? È una questione di inquietudine. Dobbiamo, come dire, essere inquieti, perché questo ci permette di porci qualche domanda sulle scelte che stiamo facendo. Vado a chiudere. Quindi è il tempo della fragilità, della vulnerabilità che, come diceva il nostro amico nel video, che non posso più nascondere. È il momento, questo qua, di non nascondere ai figli che effettivamente ci siamo scoperti tutti molto più fragili, molto più vulnerabili e con pochissime certezze. È il momento di quello che Cyril Nick, uno studioso, ha chiamato in maniera magnifica, secondo me. È il momento dei soffiatori d'anima. Per me l'educatore è questo. È qualcuno che è in grado di, come dire, accompagnare la crescita soffiando sopra l'anima del proprio figlio affinché trovi il suo posto nel mondo. Ma che dia anima, che dia forza, che dia energia, che dia speranza, perché effettivamente una speranza ci può essere. Non perché è rosa continuamente dalle nostre presunte preoccupazioni sul futuro dei nostri figli e delle future generazioni, ma che invece è ancora una preoccupazione sul nostro presente. E allora io direi che, e arriviamo quindi al titolo del mio intervento, che ci vuole un patto con tra noi, innanzitutto per condividere la lettura della situazione e definire seriamente delle priorità.
E questo non è soltanto una questione politica in senso nazionale, è questione anche locale, di cittadini che cominciano a fare delle scelte in questo senso, perché deve essere un patto educativo, come l'ha definito in maniera magica Alessandro Varrico, verso l'educazione all'impensabile. Questo è il momento dell'educazione all'impensabile. Quindi a un grande passaggio epocale che ci rimetta in qualche modo in pista verso l'offerta di un futuro nei confronti di queste nuove generazioni. E quindi non può che essere un patto educativo ma intergenerazionale, che diventa una scelta di principio e di metodo. Cioè noi continuiamo a far fare a scuola ai bambini i disegnetti su come vorrebbero che fosse il mondo, loro ce li fanno e poi gli diciamo che è bello, ma poi gli mostriamo che non sarà possibile. Ecco, allora cominciare invece a coinvolgere bambini e giovani sul serio nelle scelte che si potrebbero fare nel proprio territorio è la rivoluzione di questo momento, perché ne hanno un sacco da dire, non sono soltanto quella rappresentazione piena di poteri. Mettersi dalla parte dei ragazzi, non per finta, ha detto qualcuno nel video, pensare come loro a renderli partecipi in ogni campo. Una scelta di principio, una scelta di metodo. E allora, voi sapete l'esperienza di Greta, meravigliosa, ora si è un po' inabissata di fronte alla drammaticità della pandemia, ma è stata di una potenza incredibile, perché ha lanciato un messaggio, almeno il venerdì, ci fermiamo per il futuro. Allora, io sto lanciando una breve modifica a questo titolo, che è il titolo del nostro incontro, Every Day for Future, ogni giorno per il futuro. Proviamo a cambiare un po' questa cosa, non è soltanto un problema del venerdì, non è solo il problema di alcuni giorni o di alcune scelte, è un problema in questo momento di scelta strategica sul futuro e di scelte quotidiane che determineranno il nostro futuro. Allora da questo punto di vista qua siamo effettivamente tutti convocati. E poi, come ha detto una di voi, dice, e poi buona fortuna e in bocca al lupo a tutti. Grazie. Grazie a Marco Tuggia. Anche questa sera mi viene da dire un intervento intenso, con tantissime sollecitazioni che ci portiamo a casa, con una grandissima responsabilità che viene rimessa in mano a noi adulti. Provo a così fare un po' un riassunto di alcune suggestioni che sono arrivate da chi ci ascolta. Molto, come dire, ha colpito molto l'idea dell'educazione come fatto sociale, della coeducazione. Un ascoltatore dice che lo verifica in diversi comportamenti, in regioni diverse, nazioni diverse, con tentativi di provare a realizzare questo. Un po' mi viene da dire forse anche il nostro on air, un pochino questo, ma che nasce da quello che abbiamo osservato in questi 10 anni, quindi da riflessioni e anche critiche che abbiamo fatto anche su di noi e su chi abbiamo incontrato. Quello che a me ha colpito di più è che Marco ha parlato del controllo che spesso si intreccia al tema del potere, che utilizziamo spesso come accezione negativa, ma invece ha in sé anche un altro significato, che è il tema della possibilità. Il tema della possibilità, io posso. Lascio questa riflessione in mano a Marco, in mano ai colleghi, se vogliono suggerire qualcosa, perché spesso invece ce ne dimentichiamo, e forse l'esperienza di On Air
vuole andare anche un po' in questa direzione di accompagnare, di aiutare adulti a riprendere in mano questo significato della parola potere, della parola possibilità e nel dire va bene, quindi come facciamo nel concreto a fare questo e come facciamo a prenderci cura non tanto e non solo dei nostri figli, dei nostri ragazzi, ma del contesto in cui vivono. Intanto continuiamo a ricevere apprezzamenti per l'intervento e per gli stimoli dell'intervento di questa sera. Io, Marco, ho ricevuto più di un SMS, un WhatsApp in realtà, che vuole ringraziarti perché hai tolto un po' di sensi di colpa a tanti genitori che magari ci sono poco, che riescono ad esserci per come ci sono e che si sono sempre sentiti molto in difetto rispetto a questa assenza e rispetto al poco tempo che avevano per fare delle cose ma che magari utilizzano il tempo per fare delle cose per. Ecco, l'aver specificato questa cosa credo che sia davvero molto molto prezioso per tutti noi genitori e educatori. Sì, su questo sono, come dire, mi ritrovo perché è parte, per esempio, al di là e allora ne approfitto per raccontare una storiella del mio passato. Allora, immaginatevi un giovane pedagogista appena uscito dall'università, pieno di idee sull'educazione, su che cosa bisognasse fare, cosa volesse dire diventare genitori. Poi questo pedagogista che predica a destra e a manca a un certo punto diventa padre. E padre di due figli. Il primo figlio non dorme di notte. E vabbè, dici, sarà lui. Il secondo figlio non dorme di notte. E allora non è problema solo lui, il problema sarò io. Ah, voi capite, il giovane pedagogista che si trova in casa, i due figli che si svegliano di notte. E tu sai, perché l'hai anche studiato, ti è stato detto, che questo è uno degli indicatori della presenza di qualche forma di disagio, vuol dire che tu stai facendo qualcosa che non funziona. Quindi immaginatevi le paranoie che io e mia moglie ci siamo fatti per domandarci, no? No, che cosa stavamo sbagliando. Poi incontri i genitori per lavoro, per amicizia, no? E ognuno ha le sue paranoie, i suoi dubbi, le sue cose, e ti dici, ma che sia allora proprio così automatico che tutto dipende dal fatto che hai commesso qualche errore perché tuo figlio non dorme, oppure ti è capitata una grandissima, adesso non posso dire la parola, sfortuna, chiamiamola così, e che solo quella percentuale di bambini che per i primi 2 anni si svegliano 7-8 volte per notte. Ah, io sì, a un certo punto ho detto basta, non posso pensare che io sia così potente. Allora, se è vero che noi siamo effettivamente potenti, ma siamo anche potenti nella misura in cui, appunto, lasciamo che anche gli altri prendano il loro potere. Allora, il potere della crescita non è un qualcosa che è nelle mani dei genitori, ma hanno un pezzo e hanno anche il potere di lasciare che altri abbiano potere nei confronti dei loro figli. Se noi continuiamo a pensare che il mondo esterno è solo carico di pericoli, evidentemente noi continueremo a proteggere i nostri figli da questo mondo. Ma siamo arrivati a proteggerli dagli insegnanti. Capite che c'è qualcosa che non va? Cioè noi, l'insegnante per noi è diventato una controparte. Perché? Per il semplice motivo che siccome ci hanno convinti
che il successo di nostro figlio dipende dalle nostre capacità, se esprime qualche difficoltà a scuola significa che è colpa nostra. E noi questo non possiamo accettarlo, per cui ce la prendiamo con l'insegnante. Ma capite che abbiamo spezzato completamente l'idea appunto di coeducazione, beh, abbiamo inventato questa parola, ma era semplicemente per dire, no, che la classica frase, ci vuole un intero villaggio per far crescere un bambino, che ci riempiamo la bocca di questa cosa, perché il villaggio non ce l'abbiamo più ormai da secoli, ma non dico avere il villaggio, ma però almeno con le persone con le quali i nostri figli, no, hanno la possibilità di sperimentare anche altre forme di educazione diverse, perché un'altra cosa che non riusciamo a liberarci, no, è che dobbiamo essere sempre in linea tra educatori, ci deve essere una continuità educativa, per cui quello che penso io deve pensarlo mia moglie e deve pensarlo l'insegnante. E io dico, mamma mia che noia ragazzi, ma si cresce per contrapposizioni, per differenziazioni, per avere la possibilità di avere degli sguardi che ti guardano diversamente, da cui tu ti libererai finalmente un giorno. Ma se tutti la pensano nella stessa maniera, ma come si fa a scoprire la propria identità? Cioè, capite quante cose adesso qui sto andando anche fuori magari dal nostro seminato, però per dire, attenzione, ecco, che questa centralità ci ha riempito soltanto di sensi di colpa e ci ha impedito di riconsegnare i nostri figli alle cure, anche magari inconsapevoli, di altri. Parlando della scuola, Marco, hai risposto ad un'altra domanda che nel frattempo era arrivata, che era, dici, una riflessione, in realtà, dici due parole su questa contrapposizione e ingerenza dei genitori nella scuola, per cui da un lato delego molto, dall'altro poi però se c'è un giudizio, un'osservazione su mio figlio che non mi va bene, allora entro, certo, a pie pari in difesa di mio figlio, quindi hai risposto a quello che... Chiaro che la cosa poi è anche più complessa, nel senso, certo, che qui abbiamo tutto quello che si è scaricato sulla scuola e tutto quello che è diventata purtroppo la scuola a causa della depravazione che è stata fatta, della mancanza di risorse, di investimenti, insomma tutto quello che sappiamo e che ci continuiamo a dire anche in questi giorni di pandemia, di quello che dovrebbe essere la scuola. Quindi c'è una responsabilità anche della scuola, è chiaro, no? Però dal punto di vista proprio, ecco, di questo tema che gli educatori che un tempo erano i nostri compagni di viaggio, indipendentemente da quello che dicevano, va bene? Oggi sono purtroppo delle nostre controparti. Ecco, capite che qui c'è qualcosa che non va, qualcosa si è distorto. Mi fermerei qui adesso perché mi pare che sono le 10 meno 5, sì, vero? Siamo arrivati in conclusione di questa seconda serata. Ringrazio nuovamente tutte le persone che sono state con noi, le colleghe Marco Tuggia, Don Marco Perrucchini, i tecnici che non abbiamo visto, tutte le persone che ci hanno ascoltato questa sera. Rilanciamo con un appuntamento per la prossima settimana e vi lascio al nostro video di chiusura. Auguro a tutti una buona serata, una buona continuazione. Grazie. Grazie. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain and I will change my ways. I'll know my name as it's called again.
again. Time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears. I know my cold despite my faults and despite my of your cave, walking on your hands, and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I